Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books e finalmente io vi parlo dei libri peggiori del 2018, almeno quelli che ho letto io. Ecco, visto che sapete quanto io ami parlare male delle cose perché fondamentalmente mi stimola tantissimo, ovviamente penso sia ininfluente che io vi dica di nuovo per l'ennesima volta che se a voi questi libri sono piaciuti, io sono felicissima per voi, anzi, magari potete spiegarmi perché invece a voi hanno convinto e sono piaciuti. Dal mio lato, invece, penso sia anche giusto e doveroso spiegarvi invece che cosa non mi ha convinto, che cosa mi ha fatto storcere il naso, il motivo per il quale io li avrei eliminati subito dalla faccia della terra. E niente, direi di cominciare perché abbiamo un po' di titoli. Però, prima di tutto, premessa, devo dire che quest'anno, quando riguardavo un po' le cose che non mi sono piaciute, ho fatto più fatica degli altri anni, perché quest'anno mi ci sono proprio tenuta lontano da tutti quei titoli che sapevo che a un certo punto mi avrebbero profondamente infastidita. E infatti quasi tutti quelli che vi elencherò, tranne delle ovvietà, sono veramente cose che mi hanno o delusa o delle quali avevo aspettative molto alte, ma che invece si sono rivelate delle ciofeche, ovviamente dei pacchi incredibili. Questa non sarà una classifica. Partiamo da questo presupposto perché non ha senso fare il peggiore. L'anno scorso avevo le idee molto chiare su queste cose, quest'anno invece no, quindi non è una classifica tendere al peggio, è semplicemente un illustrarvi tutte le robe che non mi sono piaciute davvero tanto quest'anno. Sono andata su Goodreads, ho visto tutte le robe dove ho dato una o due stelline. Io tendenzialmente una stellina la do solo quando proprio non riesco a finire neanche il romanzo e quindi ne vedrete diversi in questo caso. Devo dire che sì, so che molti pensano che se non finisci il libro non puoi darne un giudizio falso, quella è una stronzata, a mio parere. Però, se questo è ovviamente il vostro pensiero, avete tutto il diritto di poterlo pensare. Io no, penso sia una sciocchezza, perché se un libro non ti convince, lo capisci anche se non l'hai letto interamente. Detto ciò, perché farsi del male ulteriormente, partiamo col primo libro, che è Ink di Alice Broadway. Secondo me è proprio un libro imbarazzante da leggere, nel senso che è stato faticosissimo riuscire a seguire innanzitutto il senso della storia, il senso della trama, perché proprio non si regge su nessuna base logica e questo a me ha dato fastidio da morire. Sarà che io poi sono tatuata, quindi vedo il tatuaggio non come un qualcosa di stupido e così frivolo come viene presentato nel libro, perché in fondo il risultato è quello, anche se non è sicuramente l'intento. Però devo dire che si basa su dei presupposti che non hanno senso, il tatuaggio come obbligatorio, come se poi nessuno si mettesse mai dei dubbi, la protagonista che agisce in un modo totalmente insensato, senza mai arrivare a mai una conclusione. Quindi ogni capitolo continuava a essere una serie inimmaginabile di questioni che succedono, lei che o non si chiede nulla o ogni tanto si chiede cose, ma poi non le risolve, stop. Si passa al secondo capitolo, che non è che mai ti risolve, non è che mai ti lascia veramente con l'amaro in bocca perché non sei riuscita a raggiungere un obiettivo. No, cioè non ci sono obiettivi dentro questo libro, ci sono solo una serie infinita di what the fuck, perché ti chiedi certe domande, neanche l'editor se le poste, certe questioni non davvero erano così superficiali per l'autrice e andava bene così. Per me non ha proprio presupposti, poi davvero ricalca una serie di stereotipi inimmaginabile nella seconda parte soprattutto, e mentre diciamo che il mondo e l'idea di base potevano essere estremamente originali e un ottimo spunto per creare una storia davvero molto interessante, molto unica, molto originale sicuramente, annulla tutto tramite l'uso di stereotipi e tramite l'insensatezza della protagonista, che sembra quasi proprio stupida, ma non in senso, nel senso che è volutamente vuota, è proprio una Mary Sue che agisce in modo insensato e funzionale unicamente al procedere della trama, non rispetta dei canoni che fanno parte del suo carattere, proprio agisce in maniera casuale e quantomeno insensata. E tutto ciò perché tutto ciò che fa muovere la trama sono eventi fortuiti che la portano sempre ad ottenere determinate cose per poi procedere, che è una cosa che a me dà un fastidio incredibile. E proprio da questo libro mi è venuto in mente, riguardandolo per questo video, di parlarvi presto di cose che a me danno talmente tanto fastidio nei libri, altri cliché un po' più di scrittura legati a questioni tematiche e di dinamiche dei quali voglio parlarvi più avanti. Bene, Inca avete capito, per me è stato veramente un
Mamma mia, che fatica arrivare alla fine! Infatti, non ci sono arrivata perché l'ho abbandonato praticamente al 3 capitoli dalla fine perché mi sembrava veramente l'ennesima presa per i fondelli. Gli ho dato ben 2 stelline perché in fondo l'ho letto quasi tutto. E però, ragazzi, beh, il libro del quale vi sto per parlare, che tra l'altro mi ero scordata addirittura di parlarvene nel wrap-up da quanto mi aveva fatto schifo. Vi ho fatto una live praticamente su questa cosa perché per me era una cosa imbarazzante, ve la linko ovviamente qua sopra o giù nell'info box, però in questa classifica non poteva non esserci, perché evidentemente fa di tutto per non impegnarsi, di nuovo la Sarah J. Maas con A Court of Frost and Starlight, che è una novella, ma non è una novella, ma a quanto pare era necessaria, e la cosa che io mi sono chiesta di più durante la lettura era, ma veramente ne avevamo bisogno noi, mondo occidentale sviluppato che ragiona già di per sé? Aveva bisogno di questo libro? La mia risposta personale è no, assolutamente, anzi saremmo andati tutti a letto benissimo lo stesso. Evidentemente per qualche fan, pur di spendere 30 dollari in un'edizione speciale, era una necessità sentita. Se siete ovviamente amanti di questa serie, io non alzo le mani perché non posso intervenire in questo caso, però io ne ho parlato a lungo delle problematiche già di tutta la serie e nella mia live approfondisco abbastanza tutte le problematiche, soprattutto legate a questo volume. Personalmente, riassumendo, per tutti coloro che non hanno voglia di andarsi a vedere il video, per me è un titolo non necessario, è un titolo che ripete continuamente delle questioni che secondo me sono ininfluenti e ci fa vedere proprio gli errori della Maas come se fossero sotto una lente di ingrandimento, invece che cercare un attimo di attutirli e cercare di procedere in maniera diversa. Proprio è una novella che però vuole fare un po' da libro perché vuole gettare le basi per i prossimi, quindi se non la leggi o te le inventi, certe cose non le puoi sapere. E quindi questo io lo trovo molto disonesto. In più, praticamente riesce a distruggere il minimo, minimo accenno di caratterizzazione che aveva dato ad un sacco di personaggi dell'Inner Circle, e questa cosa è ancora più fastidiosa quasi dell'aver avuto sul groppone per tutto il tempo Rhysand e Feyre, perché davvero sono una di quelle coppie che non ci uscirei una sera neanche se pagano loro la cena da bottura, ok? Per una sera. Guarda, è una di quelle cose che mi dà un fastidio esagerato. È come le coppie non devono finire, ok? Perché se finiscono così sono delle coppie orribili, ci sono delle relazioni malatissime, ok? E questo mi dà fastidio. L'unica cosa interessante di sta novella è Nesta, eppure Nesta la massacrano tutti. Quindi io, boh, non so, ragazzi, più cosa dire. Sono veramente di nuovo profondamente critica di questa serie che continuerò a leggere. Perché mi dà un sacco di spunti proprio di lettura, di argomentazione su alcune dinamiche che vanno affrontate, secondo me, e vanno cambiate proprio, vanno decisamente proposte in un'altra maniera. E quindi niente, questa non è neanche una delusione, perché io già mi aspettavo, non mi aspettavo tutta questa nefandezza. Devo essere sincera. Ovviamente, se vi è piaciuto e lo amate, non vi offendete. Spiegatemi invece, secondo voi, perché era una novella necessaria, che cosa vi è piaciuto, bla bla bla. Io personalmente la ritengo una presa per i fondelli e soprattutto molto disonesta nei confronti di tutte le tasche dei fan della Maas. Poi, altro libro che ho letto verso maggio, credo, è Dark Fever. Devo dirvi che non so perché mi sono voluta fare tutto questo male. Comunque, diciamo che ne avevo sentito parlare. Ah no, me lo ricordo, ecco, ne avevo sentito parlare da Samantha di Thoughts on Tomes, che io amo molto perché mi piace molto il suo modo di vedere le cose, e lei l'aveva un po' inserita tra quei titoli, un po' guilty pleasure, che nonostante l'aspetto un po' trash, riescono comunque a essere molto interessanti, molto innovativi. Non so che libro abbia letto, perché io ho letto tutt'altra cosa. È il titolo che sono arrivata alla fine, devo essere sincera, quindi è per quello che gli ho dato 2 stelline rispetto anche ad altri titoli che vedrete in seguito. Però davvero per me è stato allucinante. Ci troviamo in questo mondo suddiviso tra persone normali e fae. I fae sono molto aggressivi e questo aspetto secondo me ha reso molto bene questa sorta di paura costante che tu provi durante tutto il libro, durante tutta la lettura, questa sorta di allerta e vigilanza costante a cui sei costretto. Per me è stato reso benissimo e in questo effettivamente è molto originale e scritto in una maniera che ti accompagna in questo sentimento.
tutto il resto è una grande tragedia, un buco nero insormontabile che non si può salvare sotto nessun punto di vista. La scrittura è terribile, è veramente terribile. Riesce a rendere solo l'aspetto del panico e della paura. E che da un lato è giusto, però c'è anche una trama di sottofondo che deve procedere e procede in una maniera insensata totalmente, e ha dei problemi di relazioni abusive, che è un po' sempre il tratto dei fè, che a me non piace. Non viene mai neanche trattato con una certa rilevanza questo aspetto negativo, viene sempre fatto vedere sempre come una fascinazione, cosa che a me infastidisce, perché penso che sia il momento di, cioè, di mettere un po' dei paletti, penso che sia arrivato il momento di mettere un po' dei paletti su queste cose, o almeno essere un po' più chiari, perché sempre questa fascinazione dell'uomo oscuro, un po' tormentato, che fa quello che vuole con te, ti dice cosa fare. No, ragazzi, non è quella una relazione sana. Capisco che possa piacere come stereotipo, non piace a me. Quindi, insomma, io ho trovato molto poco di salvabile, perché la trama potrebbe essere interessante, ma è molto stereotipata e i rapporti tra le persone sono negativissimi e molto stereotipati e rende davvero difficile anche la scrittura, questa pesantezza, questa insensatezza di tantissime scene e la godibilità del libro. Io penso sempre che se il libro è godibile nonostante i problemi, comunque è qualcosa che può essere, risultare piacevole lo stesso, ma queste cose si annullano dentro Dark Fever, quindi boh, una serie che non ho proprio capito che cosa ci sia di apprezzabile. Ok, invece quella che vi sto per nominare adesso è proprio una delusione. Io ne avevo ricevuto l'anteprima da Penguin, purtroppo per me era uno di quei titoli su cui puntavo moltissimo. Colpa mia perché mi avevano parlato di questo libro che unisce la magia del circo a Six of Crows e io devo smetterla di credere a quello che mi dicono, perché non è vero, si rivela sempre una falsità. Già tutte le volte che paragonano qualcosa a Six of Crows, io dovrei essere sospettosa, invece spero sempre che ci sia qualcosa che mi dice sì, cioè c'è speranza nell'universo. Non è vero, raga, no, non avrete mai altro Six of Crows, non le avrò mai anch'io. Devo fare pace con questa cosa. Comunque, sto per parlarvi di Ace of Shades, che ve ne ho già parlato in un wrap-up. Io ho interrotto al 75% la lettura perché è un libro che proprio è una presa in giro di nuovo. Avevo grandissime aspettative perché l'ambientazione è effettivamente molto interessante. Abbiamo questa protagonista che di nuovo va alla ricerca della madre, stereotipo numero uno, incontra uno che sa tutto, come dirle, sa come aiutarlo, ma non vuole aiutarlo, ma poi dopo l'aiuta, bla, stereotipo numero due. Ci troviamo in questa città piena di illusioni, dove tutto è sottobanco, dove non si sa che è stereotipo numero tre. Il problema è che, presi singolarmente e gestiti bene tutti questi stereotipi, potrebbero davvero fare qualcosa di meraviglioso. Oppure rivalutare uno stereotipo dandogli delle conseguenze, dandogli una rilevanza diversa, dandogli un modo di sviluppo originale, unico, eccetera. Potrebbero sollevare ogni stereotipo, non è lo stereotipo in sé che è un problema, è l'esecuzione. E in questo libro ci sono tantissime cose che effettivamente al lettore potrebbero piacere, messe tutte insieme, un po' tipo Red Queen, no? Una presa per i fondelli, perché tanto mette tutto un sacco di elementi sperando che bastino. Ma il problema è ovviamente alla base: se hai tanti cliché da gestire, devi riuscire a dargli sia una scrittura che porti avanti tutto in maniera molto originale, sia soprattutto un'intelligenza nel prevedere determinate cose, nel riuscire a dare una visione diversa di certe dinamiche, di certi personaggi, soprattutto. Questo è tutto un maledetto cliché gestito male, scritto come se bastasse la presa per i fondelli. E io sono stanca di questi libri confezionati proprio per piacere al lettore. E perché trovo che sia ingiusto, trovo che sia profondamente svilente anche vedere la scrittura e la lettura in questo modo. E penso che questo libro avrebbe potuto avere un potenziale grandissimo, perché effettivamente il prendere di mezzo dei personaggi un po' negativi, che si mescolano invece ad altri più limpidi, più puri, eccetera, sia interessante. Trovo però che poi dopo l'esecuzione sia veramente banale, veramente prevedibile, veramente boh,
boh, non mi è piaciuto, cioè proprio andare avanti è stata una fatica immensa e quindi per me no, per me è proprio un mega no. Quindi purtroppo Ace of Shades è davvero in questo video la più grande delusione perché avevo grandissime aspettative e speravo che sarebbe stato molto interessante, invece no. E invece niente. E invece niente, invece niente. E invece niente. Come direbbe Maria Antonietta. E poi ultimo libro, proprio mega mega delusione del 2018. Questo proprio si va a mettere al secondo posto. Se quello di prima era una vera delusione, questo è proprio subito alle calcagna. Perché è un libro che io ho sentito davvero osannare a destra e manca. Tematica LGBT, ambientazione vittoriana, ottocentesca, quindi anche questo altro elemento che potrebbe sicuramente giocare sulle mie corde, e un sacco di avventura, cioè in mezzo, ok. Non l'ho finito perché non è giusto che io mi faccia così tanto del male, e quindi stiamo parlando di A Gentleman's Guide to Vice and Virtue, libro osannato credo da chiunque, e io non riesco a capirne il motivo, giuro, non riesco davvero a capirne perché. Il perché di qualsiasi cosa. Ho trovato questo libro molto irritante, soprattutto, ed è il motivo per il quale io ho smesso di leggere, perché davvero sia la trama, che è di una stupidità unica, è proprio sciocca come trama, che però cioè, si può risolvere con personaggi grandiosi. No, perché i personaggi sono uno irritante, l'altro insensato e l'altra MIA, proprio Missing in Action. E quindi questi tre elementi che dovrebbero tenerti incollata a una storia che sinceramente ha senso fino a un certo punto, è tutto guarda caso molto. Il problema della trama è che tutto ciò che succede è guarda caso fortuito. Cioè arrivano in un punto perché hanno bisogno, guarda caso li aiutano, guarda caso cade dal cielo l'elemento salvifico. Vanno avanti e poi c'è guarda caso anche lì la botta di adesso, la botta di culo, io non so a casa vostra, ma a casa mia è tipo l'apparizione della Madonna, l'evento più unico che raro. Quindi questa cosa qua io non la posso prevedere per un intero libro ed è una cosa che mi infastidiva profondamente. In più, il personaggio principale riassume tutte le caratteristiche che io disprezzo, e quindi forse anche quello ha aiutato in questa cosa, ma soprattutto ha un modo di agire che non ha minimamente senso, e quindi questa cosa mi ha fortemente infastidita, unita alla trama che procede solo per effettive botte di culo, e quindi io non posso assolutamente salvare questo titolo, non ci trovo nulla di pregevole. La scrittura è di una noia, si sofferma sulle stesse sensazioni che sono oggettivamente fastidiose e sulle piccolezze di alcune questioni che sono totalmente irrilevanti per pagine e pagine. È stato soprattutto un libro che mi ha frantumato le ovaie. Io non, veramente non lo consiglierei mai ed è un'occasione super sprecata. Non riesco a capire perché sia stato così osannato e così amato. Parlo in termini abbastanza duri sempre di questi titoli perché tanto non me ne frega niente, cioè nel senso, se a voi sono piaciuti, ripeto, ho rispetto totale della vostra opinione e della vostra posizione, lo capisco, però io non posso dirvi perché no, queste cose non mi sono piaciute. Potenzialmente potrebbero essere state tutte storie interessanti, perché a partire da Ink avevo un'ambientazione, un world building che davano un potenziale incredibile. Vabbè, a Court of non so neanche dirvi che cosa mi aspetto dai prossimi perché c'è una spirale discendente, però anche quella poteva essere una novella che chiudeva e non dava ulteriormente fastidio, invece no, problematiche su problematiche all'ennesima. Non è neanche stato fatto editing su Akofas ed è evidente questo, ci sono degli errori di tipografia, delle ripetizioni di parole, proprio non c'è editing. Dark Fever sciocca me che ogni tanto cedo a queste cose, perché effettivamente per me proprio la lettura di piacere deve avere determinati elementi, ma in questo caso no. Ace of Shades mi sono scavata la fossa da sola, lo sapevo, perché tanto devo smettere di credere a tutti quelli che mi dicono a chi è piaciuto Six of Crows piacerà questo. Falso, non è vero, che se ti piace Six of Crows è raro che trovi qualcosa di comparabile, e A Gentleman's Guide invece è stata una vera e propria delusione che non ho compreso proprio, non. E niente, comunque insomma,
Devo dire che gli anni scorsi ho fatto molta più fatica a trovare i titoli da mettere qua perché molti ce n'erano di più, invece quest'anno me ne sono tenuta bene alla larga. Tutte queste sono state cose abbastanza improvvise e imprevedibili, però bene che ci siano perché mi hanno dato ulteriormente modo di analizzare alcuni elementi che a me infastidiscono e dei quali vi voglio parlare più avanti. Detto ciò, io direi che per oggi arriviamo alla fine del video. Ripeto, se a voi questi titoli sono piaciuti, la mia opinione in alcun modo vuole attaccare voi come lettori o le vostre opinioni. No, non è quello lo scopo. Però serve a me ovviamente per mettere il punto su alcune questioni, alcune dinamiche, alcune cose che a me non piacciono. Ne ho tutto il diritto, come avete voi il diritto invece di pensare che siano capolavori, ovviamente. Quindi scordatevi assolutamente di pensare che sia qualcosa contro di voi. Non è assolutamente questo lo scopo del video né delle mie letture, ovviamente. Però invece sono curiosa di sapere o perché salvate questi titoli o che cosa invece ha deluso voi durante il 2018 giù nei commenti. Sono davvero pronta ad ascoltarvi e a rispondervi. Direi che per oggi è tutto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!